Si è concluso con la condanna di 8 dei 9 imputati il processo a Vibo Valentia per la morte di Federica Monteleone, la ragazza di 16 anni morta nel 2007 dopo un intervento di appendicectomia. Il tribunale, presieduto da Giancarlo Bianchi, ha inflitto la condanna più alta, 2 anni tra gli altri, a Francesco Talarico, all'epoca dei fatti direttore generale dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia. Talarico è stato condannato per omicidio colposo ma assolto dall'accusa di tentata concussione. Le altre condanne disposte dal tribunale vanno fino ad un minimo di 1 anno e 6 mesi di reclusione. L'imputato assolto è Matteo Cautadella, medico. Il pubblico ministero Fabrizio Garofalo aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati. Il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, ha sottolineato l'importanza della sentenza che rappresenta, ha detto, una forte risposta dello Stato davanti ad un gravissimo caso di mala sanità e riscontra positivamente il lavoro fatto all'ufficio della Procura. Per quanto riguarda le condanne, a 2 anni sono stati condannati anche Alfonso Luciano, ex direttore sanitario aziendale, Roberto De Vincentis, ex direttore dei servizi tecnici dell'azienda sanitaria, ed Antonio Stuppia, titolare dell'impresa che aveva realizzato l'impianto elettrico nella sala operatoria in cui fu eseguito l'intervento su Federica. Stuppia è stato condannato, oltre che per omicidio colposo, anche per falso. 1 anno e 6 mesi di reclusione sono stati inflitti all'anestesista Francesco Costa ed 1 anno e 4 mesi a Pietro Schirripa, ex direttore sanitario dell'ospedale Iazzolino ed attuale direttore sanitario dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, ad Antonio Bruni, consulente incaricato di seguire l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico nella sala operatoria, e a Nicola Gradia, responsabile di un non settore dei servizi tecnici. Gli imputati condannati, insieme all'azienda sanitaria nella qualità di responsabile civile, dovranno liquidare una provvisionale di 800.000 euro alle parti civili costituite nel processo, i genitori ed altri familiari di Federica. Per i condannati inoltre il Tribunale ha disposto la condanna al risarcimento dei danni da quantificare in sede civile. Il cancro costituito dal maxi debito di settore in sanità è davvero difficile arginarlo, secondo il neogovernatore Giuseppe Scopelliti, anche e soprattutto perché a tutt'oggi non se ne conoscono esattamente le dimensioni. Così la relazione del presidente della giunta regionale in aula, secondo quella seduta consiliare straordinaria chiesta con forza dall'opposizione di centrosinistra sul tema, si è presto trasformata in una sorta di filippica a senso unico contro l'advisor governativo KPMG, reo di non aver certificato i dati dal punto di vista monetario di questo mega disavanzo, e anche contro il centrosinistra in termini di danno quanto a deficit di settore. Se il governo Chiavravallotti fece 1, così testualmente Scopelliti, lo Iero ha fatto 10. E sono tanti i dati snocciolati dal governatore relazionando in aula, mai scevri da una considerazione duplice. Quanti sperperi abbia messo in campo la giunta Lo Iero? In primis il suo fidatissimo Franco Petramala negli anni di gestione dell'ASP di Cosenza. E quanto poco professionale si sia dimostrata, ad avviso di Scopelliti, una società di rango mondiale come KPMG, peraltro caldeggiata al tempo dal governo Berlusconi a tutte le regioni, non solo alla Calabria, svela oggi Scopelliti. E non è finita, perché pure il dimensionamento delle strutture, il presunto squilibrio forte verso quelle private e così via, avrebbero condizionato negativamente quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Mentre parliamo, la relazione del governatore è in corso davanti ai consiglieri regionali, tra i quali però manca il neorutelliano Rosario Mirabelli. Non è difficile ricondurne l'assenza alla recentissima maxi operazione Ippocrate nei confronti dell'esponente dell'Alleanza per l'Italia. A parte l'iscrizione nel registro degli indagati, è stata infatti disposta pure la misura dell'obbligo di firma. Scopelliti falsifica indecentemente la verità, lo ha detto l'ex presidente della regione Agazio Lo Iero, intervenuto al dibattito seguito alla relazione del presidente Scopelliti nel consiglio regionale sul rientro dal deficit sanitario. Abbiamo fatto errori di cui mi assumo interamente la responsabilità, ha aggiunto Lo Iero, ma il discorso di Scopelliti, anziché ricercare con la minoranza punti in comune, demonizza quanto abbiamo fatto fino ad appropriarsi finanche della stazione unica appaltante, che in campagna elettorale aveva persino detto di voler chiudere, mentre io ritengo vada rafforzata. Lo Iero è tornato sul ruolo dell'advisor KPMG, c'è stato imposto dal governo nazionale, con noi feroce, ha detto l'ex governatore.
Governo che ci ha sottratto persino il 5% del budget per non avere rispettato i livelli essenziali di assistenza, cosa che non attuò con la giunta di centrodestra guidata da Chiara Vallotti. L'ex presidente ha poi ricordato che la spesa farmaceutica ha avuto il picco più alto a Reggio Calabria, dove l'ASPA era diretta da un generale dei carabinieri, ed ha posto l'accento sul riemergere di alcune problematiche in alcune città della Calabria prodotte da affarismo e 'ndrangheta. I problemi sono veramente tanti e non li potrà certo risolvere una sola persona e forse nemmeno per intero questo consiglio regionale, ha concluso l'ex governatore.